Allora, adesso vi parlo di un metodo in particolare che poi noi andremo ad utilizzare per interpolare misure di precipitazione e misure di temperatura. E in qualche modo è illustrato già da questa figura che io ho usato al sito della ESRI, che è la ditta che fa ArcGIS, un nome che tendo a dimenticarmi, ma vabbè. E rappresenta qui, come vedete, in maniera abbastanza ideale che cosa è il kriging, cioè ho un punto che è quello rosso dove voglio misurare, avere una stima di una quantità, perché io mi trovo lì, però le misure ce le hanno i punti neri. E la misura viene fatta, il valore attribuito alla grandezza che sto mostrando qui viene costruito esattamente come per esempio nel inverse distance weighting, come la media pesata delle misure fatte negli altri punti. Varia però il modo in cui si costruiscono i pesi. Allora, la definizione del kriging è proprio che io ho una certa variabile che chiamo zeta cappello con 0, e questa variabile la assegno come media pesata di lambda con i, dove lambda con i sono i pesi, delle misure z con i, delle n misure che io ho. Vado a definire l'errore di misura, che sarà l'errore dovuto alla stima z cappello meno z con 0, che è invece il valore reale della misura in quel punto, non nota naturalmente, però il fatto che non sia nota in questo momento per me è ininfluente. Sto andando a sostituire l'espressione che ho dato di z cappello, ottengo quindi questa quantità. Il primo assunto sul quale si basa il metodo del kriging, che deriva dal nome di questo geologo sudafricano, Krige, che cercava oro e metalli in generale in Sudafrica, è quindi di minimizzare l'errore, di fare in modo che l'errore sia nullo, l'errore in particolare, non l'errore puntuale, ma l'errore atteso. E in particolare, quindi, il fatto che il valore atteso dell'errore principale da E, quindi la media di tutti gli errori, si attenda a zero, allora si diventa che il fatto che il valore atteso di z con 0 meno z0 è uguale a questa espressione che vedete sulla destra. Il valore atteso è un operatore lineare, si dice. Cioè, si può trasferire all'interno di questi elementi e si può scambiare con le somme. Beh, in realtà la ragione per cui è un operatore lineare è che il valore atteso non è altro che una sommatoria su tutti i dati che io sto considerando. In questo caso, quale sarà la sommatoria di tutti i dati? Questo significa che in ogni punto io non ho una sola misura z con i, ma ne ho tante. E il valore atteso è la media su tutte queste misure. Tante perché nel nostro caso, per esempio, tante potranno variare nel tempo o cose di questo tipo. Il fatto che l'operatore sia lineare si traduce nel fatto che io posso fare la somma dei valori attesi meno il valore atteso vero. Questo è il valore atteso vero, quello che conosciamo come media del nostro sistema. Possiamo assumere che la media sia costante ovunque, in questo caso il nostro che sia nota. In questo caso il sistema si chiama simple kriging. Andando ulteriormente a semplificare questa espressione, quello che otteniamo è che il valore atteso di una costante per la misura è uguale alla costante per il valore atteso della misura,
e quindi il valore atteso della misura adesso sarà, che cosa? Sarà il valore medio della misura. Qui, se avendo fatto l'assunzione che il valore in Z0 ci sia e sia una costante, non implica necessariamente che il valore della media in Z4 sia la stessa, ma io qui lo assumo e quindi scrivo M. Potrei lasciare anche una media diversa da questa nel punto di vista e poi vedere che cosa succede nell'elaborazione successiva. Se faccio questa assunzione, però trovo che il valore, la somma del valore dei pesi è uguale a 1. Quindi la prima assunzione, cioè assumere che il valore sia, che l'errore della stima tenda a 0, cioè la stima sia unbiased, sia corretta, porta al fatto che la somma dei pesi sia uguale a 2. Solo n-1 dei pesi quindi sono indipendenti tra di loro, perché assegnati questi qua, n-1 ottengo l'ultimo peso. L'altra richiesta che faccio sul cringing è di andare a considerare l'errore quadratico medio. L'errore quadratico medio, lo vedete definito qua, è considerato il valore atteso dell'errore quadratico, che è uguale al valore atteso del quadrato della differenza tra z cappello e z cappello. Di nuovo sostituisco a destra l'espressione del cringing, cioè il peso, che il fatto che il valore stimato sia un'interpolazione lineare alla fine, non è nulla di particolarmente complicato, se pensate, perché io sto assumendo di fare un'interpolazione lineare. Beh, questa cosa, che cosa è uguale? Applico naturalmente le solite proprietà del sistema, ma qui in particolare faccio un trucchetto, sommo e sottraggo la media. Sommo e sottraggo la media perché mi serve scrivere il tutto in questo modo qua. Poi qui applico un ulteriore trucchetto. Siccome la somma dei pesi so essere uguale a 1 da quello che ho appena fatto, posso scrivere la prima media, quella che appare, una delle due medie, la seconda in questo caso, perché ho messo il segno meno davanti, ma qui ho sbagliato un segno meno. Allora, sì, vabbè, qua ci va un quadrato. Ma forse è solo la parentesi. Sì, è solo la parentesi che è sbagliata. Se si riprende sotto qua è giusta. Ok. Quindi mi diventa il quadrato di questi due elementi, di questi due grandi elementi tra parentesi, che adesso le fatto la pagina successiva vado a sviluppare. Quadrato del primo termine, quadrato del secondo termine e il doppio prodotto del primo e del secondo termine, che è quello che ottengo qua. Sviluppato tutti questi quadrati, cioè per esempio il quadrato di questo termine qua, che cos'è? Tutto il termine per se stesso. È vero che gli indici sono muti, ma non sono ripetuti in questo caso, vanno moltiplicati con indici separati, quindi compare un prodotto che i cui indici variano da 1 ad n e da 1 ad n di nuovo, ma sono due elementi differenti, lambda i e lambda con j, cioè esistono anche i cross product quando vado a fare questi elementi, i quadrati di questo elemento qua. Vedete z i z con j, poi questo termine al quadrato è meno due volte il prodotto dei vari
avessi il valore atteso di z con i, saprei che il valore atteso di z con i è la media. Se avessi, se invece ho il valore atteso di z con i meno m per z con j meno m, che cos'è? Beh, se i e j fossero, avessero lo stesso valore, questa sarebbe la definizione della varianza. Invece, quando ho due serie temporali, due elementi diversi, se andate a vedere le definizioni che abbiamo dato ancora in origine, questa è una covarianza, in particolare una covarianza a due punti. Quindi nell'immagine successiva vado a sostituire la covarianza a due punti, si è un po' perso qua il segno di indicazione, la vado a sostituire all'interno di questa formula che è semplicemente quella che c'era nella pagina precedente e in qualche modo il mio errore si semplifica in funzione delle covarianze. È tutto, sembra tutto molto complicato, ma in realtà è molto complicato solo perché sto facendo tutti i passaggi. È complicato ma non complesso, sto facendo dei quadrati, delle definizioni, uso delle definizioni di covarianza e uso le proprietà del valore atteso. Quindi, se ci fermassimo qua, che cosa potremmo dire? Potremmo dire che il nostro errore quadratico dipende da come variano congiuntamente le misure fatte nei punti diversi. Come? Beh, se io sono il punto in cui dobbiamo calcolare questa quantità, io entrerei qui e qui, perché sono z con 0, e voi invece siete gli z con 1. C'è anche però un termine che dipende dalla covarianza tra tutti voi, cioè come variano le misure in relazione uno con l'altro. Questo termine è un termine computazionalmente molto costoso da calcolare, perché immaginate quante sono le relazioni tra di voi n e n fattoriale, se voi siete n. Ci sono tanti termini da calcolare, ma nulla di particolarmente complesso di nuovo, è complicato ma non complesso. In realtà la scrittura si può semplificare ancora, se io definisco una cosa che qui chiamo variogramma, anche se in letteratura viene spesso chiamata semivariogramma. Dopodiché vi spiego perché viene chiamato semivariogramma. Se applico questa definizione posso semplificare l'espressione che qui conteneva tutte le covarianze, un'espressione più compatta in cui compare solo il semivariogramma una volta fra i vari elementi moltiplicato per i pesi degli elementi. Questo si può addirittura ricordare. Le altre si devono ricavare, a meno di non voler fare uno sforzo di memoria. Ma questa si può anche ricordare, nel senso che l'errore quadratico delle sommatorie dei pesi i e j reciproci di tutto il sistema per il variogramma tra questi elementi, più braccio del segno meno, il peso per il variogramma misurato tra il punto incognito e ciascuno dei punti di cui è nota la misura z con i. Il z con i in questo caso può essere una temperatura, una precipitazione, qualsiasi altra cosa, la concentrazione di oro in un certo posto. Allora, questa è la nostra espressione che abbiamo avuto nella forma più compatta possibile. Magari in mezzo ci sono, mi invito a controllare i calcoli che ho fatto e poi di correggermi i segni meno se sono sbagliati quadrati. Poi se li trovate però non tenetevi per voi, ditemelo, perché io posso anche dirvi che lo faccio per
per farvi allenare, per vedere se poi voi scovate gli errori, che naturalmente non è vero. Io vorrei scriverli correttamente, so che il risultato è giusto, ma i passaggi intermedi dovrebbero essere indicato un segno da una parte o dall'altra per poi essere arrivato in fondo. Allora, questo è l'errore quadratico. Prima ipotesi del kriging era che il kriging è un sistema di interpolazione unbiased, corretto. L'errore, la stima dell'errore tende, cioè la stima dell'errore tende a zero, sì. La seconda è che l'errore sia anche minima, che l'errore sia anche minimo. Quindi minimo, che l'errore quadratico sia minimo, cioè quindi imporrò il minimo di questa funzione qua. Cosa significa imporre il minimo di questa funzione? Significa fare le derivate di questa funzione rispetto a tutti i valori dei pesi, perché i pesi sono le mie incognite, e porre le derivate uguali a zero. Allora vado a fare la mia derivata rispetto ad un generico elemento cappesimo, e che cosa ottengo? Ottengo, qui c'ho la derivata del primo lambda, lambda i diviso lambda k. Questo evidentemente sarà una delta di Kronecker in k, che mi mangia poi una delle due sommatorie. Di nuovo la derivata per il secondo k con il primo inalterato, anche questo sarà poi un delta i k che mi mangia una delle mie sommatorie, e anche qui ho la derivata di nuovo delta i, la derivata parziale di lambda i diviso rispetto a lambda k, e anche questo sarà una delta i k, cioè che è 1 se i uguale a k e 0 nei casi diversi, e quindi toglierà in questo risultato, nel risultato finale, la sommatoria che compare di i. Ragione per cui dal primo a un certo momento compare un 2, perché compare un 2 perché il 2 prima c'è qua, e poi qui ho praticamente la stessa espressione che si ripete due volte, una volta che ho eliminato una delle sommatorie, e come difatti lo vedete scritto in alto. Scompare la prima sommatoria, scompare una sommatoria nel secondo addendo, qui rimane il 2, raccolgo il 2 fattore comune, e quindi questa è l'espressione complessiva. E questa espressione deve essere uguale a 0. Qui ho usato il variogramma, in realtà ho già fatto un'operazione in più di quella che avrei voluto fare, nel senso che ho rappresentato il variogramma in funzione della distanza x con y fra i punti. Questo l'ho fatto a partire, inconsciamente, a partire da questa slide, perché sapevo già qual era il risultato, ma non c'è un'ipotesi non dichiarata qui che io vi illustro poi dopo. Allora, ponendo uguale a zero l'equazione, cosa ottengo? Ottengo questo geometrico egiziano, che è appunto un sistema lineare. Posso rappresentare, se vado ad analizzare di che cosa si tratta qui, le equazioni che ottengo da qui, rappresentano un sistema di equazioni lineari. Cioè tutti gli elementi della somma devono essere uguali a zero. E questo è il sistema di equazioni lineari che ottengo, gamma grande, gamma maiuscolo, lambda maiuscolo uguale a b. E come capiremo, risolto questo sistema, noi
fatto così. Gamma grande ha una diagonale che sono i variogrammi calcolati tra della grandezza che ho in esame, tra il punto, tra i punti e se stessi. Quel variogramma in zero, qui è assoluto uguale a zero. Cioè non è assoluto uguale a zero, per la definizione che ne ho dato è uguale a zero. Quindi la diagonale è tutta di zeri. I termini non diagonali sono i vari variogrammi a due punti, in cui considero il variogramma della misura z con i nel punto z1, x1 nel punto x2 per esempio, cioè il variogramma di zx1, x2 e così in tutti gli altri elementi. Poi posso osservare che all'esterno ho nel mio sistema una serie di 1 che compaiono qui. Quindi questa è la mia matrice. Un'altra questione che ci possiamo porre qui è se conosco i valori di questa matrice. Certamente che li conosco, perché qui non compare nulla che abbia a che fare con il punto z con 0, con la misura z con 0 che è quella che voglio ottenere. Qui i variogrammi sono tra punti di cui le misure sono note. Qualsiasi espressione io ne dica, questa parte di matrice è assolutamente nota. Il lambda maiuscolo che cosa contiene? Contiene i pesi che non uno nell'ultimo più un 1 nell'ultimo sistema, perché qui una cosa che vi ho esplicitato è che ho usato un sistema di moltiplicatori di Lagrange anche, che rimaneva un po' nascosto all'interno del, in cui imponevo che il vincolo del, che tutti i lambda fossero uguali a 1 fosse rispettato, per questo che compaiono i 1 in questo sistema. Quindi queste sono le incognite, quindi qua tutto bene. Che cos'è B? B, nel caso di un sistema di equazioni lineari, è quello che si chiama termine noto. Questo termine noto però è un po' strano. È una mosca, immagino così, pensavo fosse il mouse, ma... Il termine noto è un po' strano perché ha i variogrammi che rappresentano che cosa? Rappresentano i variogrammi tra il punto, tra i punti di misura e il punto in cui si vuole stimare la grandezza incognita. Quindi questo termine noto in realtà io a questo punto non lo conosco ancora. Non lo conosco ancora perché io non so la misura, cioè io potrei applicare la definizione di variogramma e in base alla definizione calcolarmi la matrice gamma grande, quello lo posso fare, ma non posso calcolarmi questo termine noto in cui io devo calcolarmi il variogramma fra me che sono la misura incognita e lei che invece è una misura nota, o lei o chiunque altro. Allora dobbiamo fare delle ipotesi successive ulteriori per determinare che cos'è B. Un'ipotesi che possiamo fare, per esempio, che il nostro processo, oltre ad avere una media costante su tutto il nostro sistema, sia un processo stocastico, cioè un processo casuale di campionamento, che in realtà non dipende esplicitamente dalla posizione in quanto tale, ma dipende dalla distanza reciproca dei punti. E in particolare non abbia bisogno di andare a ricostruirmi le covarianze a due punti, ma lo possa fare delle covarianze, le possa rappresentare come delle covarianze che dipendono dalla distanza in cui ho fatto le misure. Cioè qui ho la covarianza tra la misura fatta in x con i e in x con j, ho messo x con j e x con j, tanto per cambiare, questa è un i. E posso dire che questa covarianza in realtà non è una funzione delle z in x con i, in x con j, ma è solo una funzione della distanza che separa i punti.
Allora capite che qui faccio un'assunzione molto forte, cioè faccio una specie di assunzione di omogeneità sullo spazio. Perché io dico che la misura dove, che ho fatto qui, dove sono io, non è per nulla speciale rispetto alle misure fatte negli altri punti. E se io guardo la correlazione ad una certa distanza sulle misure che ho fatto tra di voi, che sono tutte note, purché io sia separato da voi da quella distanza, il mio variogramma rimane lo stesso. Per esempio, io e lei siamo separati da 2 metri. Allora, in principio non sappiamo qual è il variogramma delle misure fatte da noi due. Però io so che lui e l'amico di sopra sono pure separati da 2 metri. E questa assunzione serve a dire che in media il variogramma tra voi due è uguale, o meglio, in media vuol dire tra lei e lei, tra tutti quelli che con lei stanno a 2 metri, e così reciprocamente per tutti, è rappresentativo anche del mio variogramma. In questa ipotesi ho definito un vettore di distanza tra I e J, H, che è semplicemente la distanza tra I e J. In questo caso posso mostrare che il variogramma si può rappresentare come valore atteso della differenza degli incrementi tra che cosa? Tra la misura della variabile Z nel punto X e la misura della variabile Z nel punto X più H. Dalla definizione di variogramma sulle covarianze posso passare alla definizione di variogramma come variogramma definito sugli incrementi. Una volta che ho fatto però questa ipotesi di omogeneità, che dipende che le mie misure dipendono dalle distanze e non da chissà qualche altro sistema. A questo punto capite perché a volte si chiama semivariogramma, perché in questa definizione compare questo mezzo. Allora, se questo vale per conoscere il termine noto del mio sistema lineare, devo solo conoscere la distanza che separa me da tutti voi, che separa il punto di misura incognito da tutti i punti di misura noti. Questa è un'altra informazione che io ho, per esempio, leggendo appunto dati digitali del terreno, era questa cosa. Quindi il mio sistema lineare c'è, è completo e lo posso risolvere. Allora che cosa succede adesso? Succede che io ho in inglese, ce l'ho messa apposta, volevo vedere la vostra reazione qua. Perché quando vi ho chiesto ma quali ci sono problemi con l'inglese, mi sembra che non mi avete detto che non ci sono problemi con l'inglese. Allora, qual è il nostro problema? Il nostro problema è determinare le misure in un punto incognito. Attraverso l'ipotesi che l'errore sia unbiased, cioè la stima dell'errore tenda sia nulla, e l'errore quadratico sia minimo, sono arrivato a dire che il sistema che mi dà la somma dei pesi, che mi dà i pesi che mi consentono di ottenere la misura in un punto non strumentato, è la soluzione di un sistema lineare di cui c'è una matrice di incognite che è costruita attraverso i variogrammi e un termine noto che pure è costruito attraverso i variogrammi, come abbiamo visto nelle slide precedenti. Come possiamo caratterizzare questo sistema lineare? Beh, la prima cosa, dobbiamo avere dei dati, dovremmo prendere i dati nei punti dove le misure ci sono. Ok, questa è la prima operazione che dobbiamo fare. La seconda operazione che dobbiamo fare è quella di costruire un semivariogramma empirico. Semivariogramma empirico, come lo costruiamo? Beh,
badiamo a questa definizione qua, assumendo che naturalmente i nostri sistemi siano omogenei. Con queste funzioni empiriche mi posso anche trovare bene, ma di solito preferisco interpolare le funzioni empiriche e i semivariogrammi. Dopo andiamo a vedere come sono fatti generalmente questi semivariogrammi. Interpolare delle funzioni note, dei modelli di semivariogramma. Come sono fatti questi modelli di semivariogramma? Da che è stata costruita questa teoria, pian piano sono stati costruiti dei modelli di semivariogramma che poi, da un punto di vista così pratico, sperimentale, così laboratoriale, vedendo, si sono visti che potevano funzionare più o meno bene. Interpolo questi modelli di semivariogrammi sui dati. Qui, in questo passaggio tra 2 e 3, è ovvio che io aggiungo un sacco di informazioni sulla natura dei semivariogrammi. Se ho dei campi che variano nel tempo, posso anche assumere che questi variogrammi siano variabili nel tempo, tra l'altro. A questo punto, quando ho queste curve che mi danno i semivariogrammi, ancora di più sono in grado di risolvere il sistema originario, facendo riferimento alle funzioni di semivariogramma che ho interpolato. Posso calcolarmi tutti gli elementi del sistema lineare e risolvere il sistema lineare, quindi applicare un sistema di soluzione. Ottengo i pesi e quindi posso a questo punto, ho ottenuto i pesi, a questo punto non mi fermo qua, perché qua sembrerebbe che la fatica sia già molta arrivata a questo punto. A questo punto ho i pesi e mi calcolo il valore della grandezza incognita nei punti in cui la desidero. Bene, me la calcolo la grandezza incognita nei punti in cui la desidero, poi voglio stimare anche l'errore. Allora applico il leave one out di cui abbiamo parlato prima, cioè rifaccio tutte le operazioni tante volte quanti sono i punti tante volte quanti sono i punti, sono in grado quindi di ottenere n stime dell'errore in n punti diversi, e a partire da queste n stime dell'errore quindi io posso ricostruire un andamento degli errori. Posso fare anche ulteriori test sugli errori, posso per esempio vedere se gli errori si distribuiscono in modo gaussiano o cose di questo tipo qua, per avere margini di maggiore sicurezza su quello che sto facendo. Fine. Poi si tratta di avere la strumentazione, diciamo, algoritmica, il programma che può fare queste cose.